Fandom, il contenitore per il dibattito di Senza Barcode, conferenze stampa, interviste, opinioni. Siamo tornati a Disputandum. Oggi, come sapete, siamo tutti costretti a casa, però ci sono tante aziende che si sono reinventate. Forse non tutte sono aziende come siamo abituati noi a pensarle. Ecco, ora parliamo di Futura STEM Chair e abbiamo pubblicato l'informazione di corsi online preparto qualche giorno fa su senzabarcode.it e la notizia ci è sembrata particolarmente interessante e degna di attenzione. E allora abbiamo raggiunto al telefono Pierangela Totta, che è il direttore scientifico di Futura STEM. Grazie Pierangela. Buonasera a tutti. Allora, preparazione al parto corsi online. Vi siete veramente inventati qualcosa di bellissimo, perché come dicevamo prima, probabilmente non è utile solo in questo momento dove siamo tutti costretti a casa, ma sarà importante anche in futuro. Di cosa parliamo? Parliamo di corsi di accompagnamento al parto, di preparazione al parto, cioè di quei corsi che aiutano le mamme che stanno affrontando una gravidanza ad arrivare al parto in maniera più serena. E farli online in questo momento particolare della nostra esistenza è importante perché appunto nessuno delle mamme potrà frequentare un corso dal vivo e quindi abbiamo pensato di aiutare le mamme in gravidanza a poter seguire un corso preparto in maniera gratuita, totalmente gratuita, che prevedesse diverse lezioni e quindi diversi argomenti per toccare tutti i punti di un corso preparto canonico. Ci sono persone molto preparate che stanno tenendo questi corsi. Di chi si tratta? Ci sono diversi collaboratori che sono presenti in questo corso, ci saranno diverse lezioni, la dottoressa Musai, una biologa nutrizionista, parlerà dell'alimentazione in gravidanza, l'ostetrica Cristina Speranza parlerà di tutta la parte di attesa, quindi travaglio e parto, si parlerà anche del rientro a casa, e arriveremo ad argomenti fino alla disostruzione delle vie aeree, al primo soccorso pediatrico col dottor Gabriele Botta, che è specializzato in questi argomenti. Possiamo parlare anche di cellule staminali? Ne possiamo parlare, sono un ricercatore, sono una biologa che segue questo argomento da tanti anni e in un momento importante come quello della gravidanza è bene pensarci perché è l'unico momento in cui le famiglie possono scegliere di prelevare queste cellule staminali dal sangue del cordone ombelicale. Cosa significa conservare le cellule staminali? Le cellule staminali oggi significa presente perché queste cellule possono aiutare nella terapia di più di 80 malattie già appunto consolidate, ma significa anche futuro perché ci sono tanti studi clinici che vedono alcune malattie che ad oggi non trovano una cura, come le faccio un esempio, la sindrome dello spettro autistico, ad esempio. Adesso io stavo guardando, tornando a parlare dei corsi, sul vostro sito è anche molto semplice decidere di iscriversi a questi corsi online, comunque di poterne usufruire. Basta andare appunto sul vostro sito Futura STEM CELS con due L e la S finale.com. E da lì abbiamo corsi utili per le mamme in dolce attesa, corsi di primo soccorso e poi io resto a casa e mi preparo al parto. Quindi attualissimo sicuramente. Ma gli altri corsi cosa sono? Sono appunto corsi che noi facciamo normalmente, è un servizio che noi offriamo alle mamme
dal vivo, ma ovviamente prima di questo momento. Quindi ci saranno tutti i corsi, tutte le lezioni di questo corso di accompagnamento online, perché la famiglia, la mamma può scegliere di farne uno solo, perché magari altri argomenti non le interessano, oppure le ha già svolti perché ha dovuto troncare un corso di accompagnamento al parto che stava facendo, oppure scegliere di partecipare a tutto il corso. È semplice, basta compilare un form o chiamare il nostro numero verde, che è gratuito anche dai cellulari, e verranno subito ricontattate per essere inserite in questo corso online. E poi vedo sempre dal vostro sito che l'8 febbraio avete avuto un incontro importante. Sì, appunto, partecipiamo a vari eventi. In quel caso era un evento sempre dedicato alle gestanti, alle mamme quindi in dolce attesa, con diversi professionisti, ero presente io personalmente, parlavamo di diversi argomenti. In quel caso si parlava di cura del corpo, si parlava di alimentazione, si parlava della parte psicologica legata alla gravidanza e anche di cellule staminali. Le mamme che stanno partorendo, le donne che stanno partorendo e diventando mamme in questi giorni, sono sicuramente, stanno vivendo una situazione veramente difficile, non possono essere accompagnate, devono stare da sole e tornare a casa deve essere complicato. Come stanno vivendo, dal vostro osservatorio ovviamente, come stanno vivendo la situazione? La gravidanza è un momento particolare, è un momento emotivo particolare. In un momento del genere, dove siamo tutti comunque in attesa e anche spaventati, una mamma ha ancora un po' più ragione di esserlo. Però vorrei lanciare un messaggio scientifico sull'argomento, perché è noto da letteratura scientifica ad oggi, quindi da studi che hanno fatto sul paese che ci ha preceduto su questa sulla pandemia, cioè la Cina, che la trasmissione verticale, cioè la trasmissione mamma-bambino nel terzo trimestre di gravidanza non è presente. Quindi noi non troviamo il virus, anche se una mamma è positiva, non troviamo il virus né nel sangue cordonale, né nel liquido amniotico, né nel latte materno. Quindi è indicato anche l'allattamento in questo momento, perché il neonato infanzia è protetto dalla mamma e quando nasce deve essere protetto dal latte della mamma, qualora appunto questo sia possibile. Mi rendo conto del momento difficile ed è per questo anche che noi siamo voluti venire incontro in qualche modo. Abbiamo pensato a questo corso preparto online, perché in questo modo le mamme si possano sentire accompagnate, non sole, davanti insomma a dei professionisti ai quali poi potranno anche scrivere, magari chiedere informazioni, parlare dei loro dubbi, come poterlo fare anche con noi. Avete avuto un'iniziativa veramente bellissima, lodevole, quindi vi faccio i miei complimenti. Da non mamma riesco però a percepire l'importanza di questo strumento. Immagino persone anche magari spaventate dalle piccolezze che possono essere per ognuna di noi donne magari cose normali, poi quando sei in gravidanza tutto sembra complicato, difficile e pericoloso. Invece voi avete avuto modo di essere vicine a tutte le donne, a tutte le famiglie, le neofamiglie. Vedo anche un corso di primo soccorso pediatrico online. Questo trovo che sia particolarmente interessante. Riguarda proprio la prima lezione del corso, che abbiamo voluto riscrivere anche nella seconda sezione, proprio per dire questo corso lo potete fare sempre, perché è importante per tutti, genitori e non genitori, sapere quali sono le tecniche per aiutare un bambino in un momento in cui si trova in difficoltà. Può succedere, non è una cosa così rara, e quindi sapere quali sono, come intervenire nella maniera corretta
diventa fondamentale. Io la ringrazio veramente perché ha aperto per noi un spazio che non conoscevamo, e sicuramente parlare di cellule staminali secondo me è molto importante, e la inviterò ancora, se le farà piacere, a parlarci di cosa vuol dire conservare, ma anche come funziona la conservazione. Una mamma può andare in qualsiasi ospedale e chiedere che venga conservato? La mamma in Italia può scegliere di conservarlo, può scegliere di donarlo. Per quanto riguarda una conservazione, sì, può andare in qualsiasi ospedale o anche in clinica privata. Per quanto riguarda la donazione, l'ospedale deve essere accreditato. Per Angela Totta, che è direttore scientifico di Futura STEM CES, grazie veramente, e invito di nuovo a visitare il vostro sito. Il sito è Futura STEM CES con due L e la S finale.com, perché troverete veramente tante importanti risposte. Grazie. Disputando, il contenitore per il dibattito di Senza Barcode, conferenze stampa, interviste, opinioni.